Shenzhen è la corona della moda femminile in Cina e Da Lang ne è il gioiello. Famosa per le sue catene industriali all'avanguardia, Shenzhen conta oltre 2.000 imprese d'abbigliamento con un fatturato che supera i 50 miliardi di yuan e che la rendono una delle più importanti basi di produzione del settore in Cina. Debutta Shenzhen Each Way Fashion Lab, un raccoglitore, il luogo migliore, una casa per i più selezionati brand italiani rivolti al mercato cinese. Restate con noi per scoprire il meglio di questa prima edizione. Matteo Richetti, capogruppo alla Camera, innanzitutto è un piacere averla ospite con noi in questa delegazione in Cina. Un progetto che non ha visto precedenti forse nella storia delle relazioni tra l'Italia e questo magnifico continente a livello di moda, lifestyle e tutto ciò che potrebbe nascere da qui al prossimo futuro. Beh, diciamo che in passato si faceva di più quello di accompagnare le aziende nel mondo, poi c'è stato un momento in cui qualcuno ha pensato che fossero tutto sommato cavoli delle imprese andarsi a cercare opportunità, partnership, sviluppo. Invece io sono convinto che quando le imprese italiane vanno nel mondo trovano competitor o cooperatori come in Cina, che hanno alle spalle governo, politica, istituzioni, risorse, ci devi essere con loro, ci devi essere non solo fisicamente come noi oggi, ma ci devi essere con politiche di sviluppo puntuali. Come ci si mette di fianco all'impresa e gli si danno continui strumenti per investire e sviluppare? Ho incontrato qui alcuni imprenditori che sa perché sono qui. Sono qui perché da soli aprirsi il mercato della Cina non ce la farebbero. Certo, farlo con un competitor vuol dire mettersi in casa anche un potenziale concorrente, però vuol dire anche unire le forze e ampliare il prodotto. Cioè, vede come ragionano in maniera flessibile. Allora, la cosa che devi fare non sono dare i bonus a pioggia, ma incentivi rispetto a chi va a aprire nuove quote di mercato, perché quelle quote di mercato creano un PIL che interessa anche il tuo paese. Made in Italy, che ad oggi risulta essere, secondo tutti gli studi di mercato, uno dei brand più forti al mondo. Senz'altro il brand più forte in Italia, il brand Made in Italy, è anche uno dei più forti al mondo. In passato forse abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo abusato di questa parola, abbiamo reso Made in Italy un termine troppo astratto o con poca sicurezza. Andrebbe tutelato di più in un prossimo futuro per riuscire ad essere, a proporsi in maniera vincente nel mercato globale? Abbiamo fatto due errori in passato. Il primo è non dargli abbastanza valore, cioè quando lei dice andava tutelato di più, la ragione è perché non abbiamo considerato così strategico, mentre invece il mondo andava a cercarlo quel Made in Italy, fin anche sulle etichette, fin anche sull'agroalimentare. Il secondo è pensare che basta l'etichetta e invece non preoccuparci che insieme al fatto che sia fatto in Italia sia fatto con la qualità italiana, col know-how italiano, con quelle eccellenze che il mondo continua a dividerci. Barbara Mazzali, che piacere rivederci anche qua, perché fondamentalmente sosteniamo le stesse cause, crediamo nelle stesse cose, negli stessi valori che da sempre animano il sistema moda Italia, che potrebbe dare di più. Partiamo da una domanda un po' provocatoria, perché so che tu terrai testa a questo tipo di domanda. Siamo qui perché, e siamo qui tutte e due, perché fondamentalmente amiamo la bellezza, siamo grandi estimatrici del nostro Made in Italy, e lo sono anche i cinesi, lo sono anche qui a Shenzhen. Noi oggi siamo arrivati con una quarantina di brand italiani, dove, diciamo così, avranno una vetrina in Shenzhen, si racconteranno della loro creatività, della nostra eccellenza, del nostro sistema moda, del nostro sistema design, e questo è un momento molto interessante, perché siamo noi che veniamo a raccontare qualcosa e non sono loro che vengono da noi. Quindi qui da Shenzhen possiamo quindi lanciare un piccolo teaser per il prossimo futuro che avverrà tra pochissimo.
cioè la Design Week a Milano, possiamo lanciarlo questo appuntamento, siamo ormai ridotti. Noi siamo pronti per accogliere tutti i turisti di business e non che verranno a vedere i nostri design, ma soprattutto, come tu ben sai, il Salone del Mobile è straordinario, ma ancora più straordinario è tutto il fuorisalone, dove se hai voglia, no, di incontrare le prossime eccellenze che troveremo magari all'interno del salone nel 2025, è sicuro che nel fuorisalone li trovi, perché ormai è diventato un appuntamento molto importante dove tantissimi ragazzi giovanissimi fanno le loro installazioni, e lì capisci che c'è il futuro, no, della nostra storia nel design. Cavaliere Mario Boselli, che piacere come sempre incontrarle in questi eventi che creano sinergie, che creano la bellezza, che creano la moda del futuro. Potremmo definirla così, Cavaliere, la moda del futuro, questa unione sinergica tra l'Italia e la Cina, un argomento di cui abbiamo già parlato, ma non ci si stanca mai di parlarne. Direi proprio di sì, rispettando certe regole. Cioè, io credo che gli italiani facciano bene a venire qua, perché alle dimensioni limitate che hanno, non avendo dei network distributivi, hanno assolutamente bisogno di avere un aiuto, un sostegno. Quindi venendo qui, facendosi conoscere, possono trovare dei partner distributivi, fare delle alleanze. Questo è un concetto. Se parliamo invece degli stilisti cinesi, il consiglio che io mi sento di dare è che abbiano la fedeltà ai valori loro tradizionali, artistici, culturali, ma li reinterpretino in un modo moderno, perché solo in questo modo possono creare dei prodotti di prêt-à-porter per andare sui mercati internazionali. Lei pensa, Cavaliere, per quello che stiamo un po' aspettando anche noi, lei sa, il nostro è un canale moda, un canale che fa scouting di nuovi talenti, di nuove leve del settore moda in Italia, all'estero, ovunque nel mondo, di vedere nei prossimi giorni qualcuno, qualcosa che potrebbe essere interessante sul panorama internazionale, sul panorama globale della moda? Ritengo assolutamente di sì. Io alcuni di questi, diciamo, giovani promettenti li ho visti, li ho conosciuti, e quindi so che fanno già buone cose. Qui siamo già a un livello abbastanza evoluto, non è lo studente che fa le prime collezioni, è qualcuno che è anche già sul mercato. Qui si tratta di aiutare ulteriormente in questa operazione.